tutte le cure necessarie per tutelare lo spinacio. Si apre la puntata con la rubrica dedicata al virtuoso vegetale. Tutela i prodotti all'ambiente, sostenuta anche dalle linee guida della Regione Emilia-Romagna attraverso alcuni progetti pilota. A seguire il mondo dei burger, nuove tendenze e nuove proposte per il mondo della ristorazione domestica ed extradomestica. Si parla di solidarietà nella rubrica che ripropone le tristi immagini delle zone terremotate di Amatrice e quelle del segno di speranza e fiducia portato dalle imprese unite per sostenere il territorio. Concludiamo con un tributo alla campagna con la rubrica dedicata ai 50 anni di Orogel. La filiera dello spinaccio che produciamo in Orogel parte dai soci produttori, quindi dalla scelta del terreno, sia come adattabilità pedoclimatica che caratteristiche proprio organolettiche del terreno. Poi la seconda fase è scelta varietale che si impone con degli studi che Orogel fa partendo da concetti di prima di caratteristiche agronomiche per quanto riguarda la produttività. Ci sono campi di primo livello che facciamo assieme alla regione per tastare le varie varietà che vengono fuori tutti gli anni, si vedono quelle che sono le varietà più produttive. Facciamo poi nel secondo anno dei campi di secondo livello, molto importanti, che li facciamo noi come Orogel, e verifichiamo se l'attività produttiva viene confermata e poi soprattutto facciamo le prove di studio sulla varietà, se ha quelle caratteristiche organolettiche che noi vogliamo, quindi colore, sapore, diciamo tutte le nostre caratteristiche che devono essere presenti nelle nostre confezioni. La ricerca è aumentata, sono aumentati anche i controlli, sono aumentati anche l'assistenza verso i produttori, perché chiaramente è aumentato anche il quantitativo prodotto. Dalle primi anni che siamo partiti, che eravamo uno o due responsabili, diciamo, nell'ufficio agronomico, adesso in questo momento assieme a me lavorano altri 12 persone che sono gli agronomi che seguono tutte le colture in campo nelle varie regioni d'Italia, nei tre stabilimenti nostri produttivi che sono suddivisi uno a Cesena, uno a Ficarolo e uno a Policoro. Come ufficio agronomico siamo costantemente aggiornati, anche perché i programmi nascono, diciamo, da Cesena e vengono seguiti dalla sede centrale, ma anche per quello che riguarda le produzioni delle aziende a noi collegate. L'interazione che c'è quotidianamente tra l'ufficio che gestisce la produzione e l'ufficio agronomico è un'interazione costante, importante e quotidiana. Questo proprio per garantire che possa intercorrere il minor tempo possibile dalla fase di raccolta in campagna del prodotto fino alle successive fasi di preparazione. La rintracciabilità del prodotto è una tracciabilità a 360 gradi, parte proprio dalla campagna, fin dall'arrivo del camion in stabilimento, dove una bolla identificativa accompagna il prodotto, che viene accettato, identificato, sul quale vengono fatti i primi controlli di carattere fisico, visivo e qualitativo generale. Il prodotto viene bollettato con una etichetta che noi chiamiamo unità individuale di carico e che riporta un codice a barre e un numero progressivo che identifica quel prodotto e lo seguirà in tutte le fasi di preparazione fino dallo scarico al semilavorato surgelato. Semilavorato surgelato che a sua volta verrà messo in dei contenitori e preparato per lo stoccaggio in prospettiva delle fasi successive, che possono essere o quelle di confezionamento o quelle della destinazione a preparazioni ulteriori e successive. Regione Emilia-Romagna è stata apripista da decine di anni, forse 40, di predisposizione di disciplinari di produzione integrata che hanno risposto alle esigenze di tutela dell'agroecosistema e di disciplina delle coltivazioni. Tutt'oggi questo è uno degli elementi importanti della politica agraria in Regione Emilia-Romagna
e le attenzioni che vengono poste nei confronti di disciplinari di produzione che siano in grado di selezionare i principi attivi che sono di minore impatto per la salute e per l'ambiente e contemporaneamente permettano agli agricoltori di portare a casa il risultato produttivo che nel territorio e nel mondo rappresenta un'eccellenza, è l'attenzione particolare che il mio servizio, Servizio Fitosanitario e tutta la Direzione Agricoltura di Regione Emilia Romagna ha come punto focale. Orogel propone una diversa gamma di burger per andare incontro alle esigenze alimentari e di tendenza. Tra questi è stato riconosciuto come premio Award 2016 il burger di quinoa e semi di lino, chiamato anche burger benessere, da 125 grammi. Ha vinto il primo premio tra diversi concorrenti per benessere, per praticità, per bontà e genuinità. Direi che è stato un gran risultato di squadra. Vorrei veramente complimentarmi in particolare con la ricerca e sviluppo e con tutta l'azienda perché ha creduto in qualcosa di vero innovativo e l'ha sostenuto con tutte le forze, non solo con la comunicazione, ma soprattutto con la formazione e lì si è stati vincenti perché si è riusciti a trasferire al consumatore finale la nuova filosofia. Non è solo il burger che deriva dall'hamburger da panino. Qui veramente chi ha della creatività, delle idee può proporlo come piatto unico, tra l'altro questo per vegani, per vegetariani, quindi anche queste nuove filosofie e tendenze, è l'idea per poter fare qualcosa di diverso, quindi anche qui sicurezza, salute e prodotto vincente. Ma la gamma è veramente molto ampia, da quello agli spinaci, da quello alle verdure grigliate, scamorza, impanati o non, da 125 grammi, 80 grammi, 40 grammi. Analizziamo il mondo pizze e focacce. Quali proposte, quali novità e quali ingredienti fanno tendenza? Come dare una nuova ricettazione alla pizza e alla focaccia che non è, sia sempre l'ottimo pomodoro e mozzarella. Siamo entrati nel territorio con la focaccia che rientra un po' nell'identità della famosa seppia coi piselli. Abbiamo utilizzato le gocce di porea di piselli, così come le ritroviamo nel sacchetto da surgelato, le abbiamo messo su una focaccia, gli abbiamo aggiunto il pomodoro semi dry e la seppia e abbiamo infornato, ovviamente abbiamo condito con un po' di sale, un po' di olio e abbiamo un po' riscoperto la seppia coi piselli. A seguire andiamo nel profondo sud, nel Mediterraneo e abbiamo ricettato con dei pomodorini tagliati a fette, conditi con dell'origano siciliano, con del sale, del buon olio extravergine d'oliva, le cimette di rapa, due o tre olivette nere, taggiasche e dei filettini d'acciuga, così per renderla verace e mediterranea. La zucca non è solo per zuppa o per crescioni, ma sostituendolo al pomodoro l'abbiamo stesa sulla pizza, la nostra purea in gocce di zucca, ricettata con un po' di noce moscata, un po' di sale, un po' di olio. L'abbiamo abbinato per fare un contrasto di sapori alla dolcezza della zucca, alla sapidità del gambero. E in ultimo, per unire sempre un contrasto, l'acidità dell'aceto balsamico di Modena. Il carciofo nel mondo pizza è un must. La rapidità di surgelazione dalla raccolta è talmente rapida che nel carciofo Orogel troviamo solo esclusivamente sapore di carciofo. La Fondazione Romagna Solidale, che mette insieme circa 60 imprese, ha lo scopo proprio di intervenire sul sociale per dare una risposta ai bisogni che si incontrano. Uno di questi bisogni che abbiamo incontrato è proprio il terremoto che c'è stato nell'Italia centrale. L'iniziativa che abbiamo fatto dimostra che mettendosi insieme è possibile realizzare dei progetti che singolarmente sarebbe impossibile realizzare. Sabato 25 marzo una delegazione della Croce Rossa di Romagna Solidale è andata a San Lorenzo, una frazione di Amatrice, per incontrare tutte le persone che abiteranno le casette che la Fondazione ha acquistato per consentire loro una vita più dignitosa. Sono 16 casette che
costituiranno un piccolo villaggio che si sta approntando, non è ancora perfettamente concluso, ma che sono un salto di qualità notevolissimo per queste persone. C'era un cane, Romeo, che è stato sotto le macerie 9 giorni, poi è stato recuperato, insieme alla sua padrona che aveva anche delle fratture, e allora il villaggio è stato chiamato Villaggio Romeo e il cane è stato tutto il tempo con noi. Abbiamo incontrato le persone molto cordiali, abbiamo mangiato insieme, è stato un momento molto ricco, perché tutto ciò che riguarda il dono è quasi sempre un'esperienza reciproca. È bello donare, ma è bello ricevere, è bello incontrarsi e stringere dei rapporti. È stata un'iniziativa molto importante, con un risultato molto significativo, 225.000 euro, di cui 30.000 della Croce Rossa e gli altri dati dalle aziende. In particolare alcune aziende più grandi come Orogel hanno dato un contributo molto importante. È stato veramente interessante vedere l'entusiasmo di queste persone, perché dopo il terremoto quella che a noi può sembrare una casetta piccola e un po' sacrificata, per loro era come un salto di qualità notevolissimo, e abbiamo visto nei loro occhi un inizio di speranza in mezzo alle macerie che ancora permangono sulle strade. In mezzo alle macerie c'è questo nuovo luogo dove abitano e che sarà un punto di riferimento anche per altri abitanti. Sono contento che ci sono persone solidali che ci aiutano e ci pensano. Diciamo che io parto anche da un'esperienza scolastica che mi ha visto laureare in scienze agrarie ancora nel lontano 1970. Mi sono sempre occupato di agricoltura anche a livello di assistenza tecnica quando ero più giovane, anche di insegnamento nell'ambito delle scuole di agricoltura, di professionali agrarie. Poi la passione anche per quello che è la coltivazione, la conduzione della campagna mi ha sempre prevalso in me, mi ha portato a sviluppare insieme a mia moglie una società agricola. Parto da una cosa triste, che è stato per noi un evento climatico eccezionale nel 1986, che in un certo modo ha influito anche poi sulle mie scelte future professionali, che è stata la grandinata del 29 giugno 1986, che ha distrutto completamente l'agricoltura di questo piccolo territorio qui di Boncellino. Da lì siamo ripartiti rifacendo tutti gli impianti frutticoli nuovi, e siamo ripartiti anche pensando appunto anche allo sviluppo di colture industriali, ed è lì che è nato il nostro approccio con il gruppo Orogel. Siamo soci della cooperativa Arpor, alla quale aderiamo fin dalla sua costituzione. Già da prima conferivamo prodotti attraverso un'altra struttura di Orogel, che è la cooperativa Gran Frutta Zani. La nostra azienda produce prevalentemente orticoli industriali, che sono cipolla, fagiolino e zucche. Con questo facciamo una programmazione tutti gli anni, concordata con i tecnici della cooperativa, facciamo un piano culturale in rotazione con le altre colture, che comunque per noi sono ancora i cereali, sono ancora le colture sementiere, oltre a produzioni frutticole che facciamo nei terreni vestiti a colture arboree, frutticole e viticole. La soddisfazione comunque di partecipare anche in qualità di produttori anche a diverse situazioni culturali dove si parla di agricoltura, e c'è l'apprezzamento del mondo che ci sta attorno al nuovo tipo di agricoltura che facciamo oggi. Questa è una soddisfazione che non la nego. Mi trovo spesso nell'ambito anche di club, istituti, di associazioni a parlare di agricoltura con un'attenzione da parte di chi ci ascolta che 30 anni fa è impensabile.